dei rettori delle università italiane. Allora, rettore, o la devo chiamare magnifico rettore, No, un'espressione no, bellissima. per Rettore, un po' allora, sì. quali sono le linee guida per l'università? Distanziamento, mascherine e poi quale rapporto tra corsi ed esami a distanza, in presenza? Allora, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Facciamo una premessa. Noi stiamo lavorando ormai da diversi mesi per ripartire in presenza con lezioni ed esami. Perché questa decisione, perché questa volontà? Perché l'università è il momento in cui gli studenti diventano professionisti, hanno una fase di sviluppo non soltanto professionale ma anche personale. È importante interagire non soltanto col docente ma tra gli studenti. Se pensiamo quando noi eravamo all'università, quegli anni sono stati proprio il momento in cui abbiamo preso coscienza di quello che poi dopo abbiamo fatto nella vita. Quindi non possiamo perdere questo momento. Allora, con grande responsabilità, noi siamo andati in ferie sperando di rientrare con i dati di contagio azzerati, non è così. E quindi l'università riprende in presenza perché vogliamo mantenere il valore dell'università, ma con grande attenzione. Tre piccole regole, che sono quelle che stanno dando il Comitato Tecnico Scientifico un po' in tutti i settori: igiene prima di tutto. Igiene vuol dire sanificazione delle aule, vuol dire continuare a igienizzarsi le mani. Secondo, distanziamento, e quindi abbiamo disposto tutte le aule universitarie garantendo quel metro che permette di avere una certa sicurezza. E visto che noi abbiamo a che fare comunque con studenti maggiorenni di una certa età, chiediamo la mascherina obbligatoria nelle nostre aule, qualora la capienza sia di una certa dimensione. Con queste tre regole noi siamo certi di garantire la sicurezza delle nostre lezioni, dei nostri esami. Professor Resta, lei è anche rettore del Politecnico di Milano. C'è comunque il timore per l'università italiana, timore condiviso anche dalle università internazionali, di un nuovo crollo delle immatricolazioni dopo quello già vissuto con la crisi economica del 2008. Ecco, che cosa state facendo? Come vi state organizzando per fronteggiare per scongiurare questa eventuale crisi delle immatricolazioni? Ma in questo momento io come Politecnico non sono significativo naturalmente di tutto il sistema. Noi abbiamo già chiuso le immatricolazioni perché abbiamo una fase anticipata e non abbiamo avuto una diminuzione di immatricolazioni. Quindi in qualche maniera posso dire che le misure che abbiamo coordinato insieme al Ministero dell'Università e della Ricerca, insieme al Ministro Manfredi, già da maggio e giugno, stanno dando i loro effetti. Noi avevamo temuto questa crisi e questo calo delle immatricolazioni. Sono state messe nel decreto Rilancia Italia delle misure di attenzione alla contribuzione studentesca importanti, perché circa 200 milioni per supportare le tasse universitarie, e probabilmente questo in qualche maniera è stato utile per scongiurare il tema. L'altra cosa che voglio dire è che il sistema universitario nazionale ha risposto bene. Voi avete esordito dicendo si parla poco di università. In certi casi nel nostro paese, se si parla poco, vuol dire che tendenzialmente le cose vanno bene. Siamo riusciti tra giugno e luglio a fare tutti gli esami e le lauree che avevamo in programma, chiaramente a distanza, e queste settimane, dal 14 iniziano le lezioni. Naturalmente i calendari delle università sono più dilazionati rispetto a quelle scuole. E dal 14 quindi riniziamo le lezioni in presenza. Bene, Quindi io sono convinto che il calo delle immatricolazioni sarà scongiurato. ottime notizie, grazie Ferruccio Resta, presidente della Conferenza dei Rettori e delle buon Università lavoro, Italiane. grazie. E allora noi Grazie a voi. torniamo.